tu però pensavi che fosse La puntualità è, signori, c'è un ordine del giorno, c'è un orario, i VIP. Vabbè, buonasera a tutti, come sempre chiedo la cortesia al segretario di effettuare l'appello nominale ai presenti, ai quali invito di rispondere presente. Se cortesemente riusciamo a sederci, magari riusciamo anche a iniziare, visto che era le 20:30. Iniziamo con l'appello, grazie. Buonasera a tutti. Bergani, Bonafè, Busnelli, Vernani, Fumagalli, La Manna, Scantamburlo, Beni, Di Bari, Cermenati, Burgarella, Gaslini, Vitiello, Zaina, Zanata, Ragusa, Porelli, Assessore Figini, Fabrizio, Assessore Figini Matteo, Assessore De Simone, Assessore Tau, Assessore Caldan. Grazie. Bene, constatata la validità della seduta, la dichiaro aperta, quindi passerei al punto 1 dell'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, che tratta. Prego. Prego. Si sente, sì. Ci troviamo qua dopo 4 mesi. E mi sembra veramente un periodo molto lungo per un luogo come questo dove ci si dovrebbe incontrare per verificare quello che è gli interessi della nostra comunità. Sinceramente mi aspettavo che queste situazioni non avvenissero, per cui io chiedo che ci sia data la possibilità a noi come consiglieri comunali di fare il nostro lavoro e di fare quanti più consigli comunali possibili proprio per affrontare in maniera compiuta e articolata le problematiche presenti sul territorio. Tra l'altro noi capiamo che questa sera, essendo serata di discussione del bilancio, siano state accantonate le nostre interrogazioni, però anche questo è un segno, come dire, da parte nostra di scarsa attenzione nei confronti di alcune iniziative che vengono segnalate dalla cittadinanza. Pertanto chiediamo cortesemente che non si arrivi più a trovarci in situazioni come queste, con un ordine del giorno lunghissimo e con alcune interrogazioni che sono state messe da parte. Grazie. Grazie a lei, ne prendiamo atto. Passerei al primo punto della serata, che tratta l'approvazione piano finanziario metodo tariffario anno 2024-2025, determinazione tariffe tare 2024 e definizione delle scadenze per i pagamenti. In questo caso darei la parola all'assessore De Simone, so che c'è anche un ospite che è venuto un po' a spiegarci il tutto. Prego. Buonasera a tutti, come sapete da un po' di anni Arera gestisce l'aspetto della tassa rifiuti,
con proprie deliberazioni. Già dall'anno scorso abbiamo collaborato con GES in maniera più diretta per la gestione del piano del cosiddetto PEF e anche quest'anno in maniera sempre più preponderante, quindi uno, anche perché uno degli obiettivi di ARERA di avere poi la gestione dei rifiuti, quindi anche della loro tassa, ha dato a un gestore esterno, quindi prima o poi verrà tolto ai comuni questo tipo di attività. Siccome è una cosa piuttosto tecnica, lascio la parola alla dottora Albani di GES, che ci darà così delle delucidazioni dal punto di vista normativo, e poi inquadrerà un po' quello che è il PEF, che è uno dei documenti, uno dei prospetti che avete voi nei vostri documenti. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutti. Mi spiace che non si veda perché poteva aiutare nella spiegazione. Allora, siamo qua stasera in quanto l'autorità impone. 2 anni fa avete approvato un piano economico finanziario quadriennale. Ad agosto del 2023 l'autorità ha fatto una delibera, la 389, in cui ha appunto deliberato che tutti gli enti dovessero fare un adeguamento del piano economico finanziario approvato 2 anni fa per l'anno 24 e per l'anno 25. Quindi siamo qua in quanto c'è questo adempimento. Ha fatto una proroga, come ben sapete, per cui l'approvazione deve essere fatta entro giugno di quest'anno. Come si dice, cosa ci ha chiesto l'autorità? Ci ha chiesto di partire dai dati del bilancio dell'anno 2022, di portarli a moneta corrente come ha indicato lei, cioè ci ha chiesto di partire dal bilancio del gestore, tutti i conti ammissibili, tutti i costi ammissibili, ossia tutti i costi che sono legati all'attività di gestione ambientale, smaltimento rifiuti, devono essere, diciamo, ribaltati sui piani economici e finanziari dei singoli comuni, con dei criteri che l'autorità ha dato. Quindi si è partito dal bilancio del gestore, che è stato ripartito con dei criteri, come dice l'autorità, sui singoli piani economici e finanziari. Quindi i criteri principali sono le ore uomo programmate su ogni singolo comune, le dimensioni del comune come driver di ribaltamento. L'altra cosa, l'autorità ha imposto che, essendo il bilancio dell'anno 22, essendo adesso nell'anno 24, essendoci stati 2 anni molto particolari, in cui sappiamo che diciamo che c'è stato un adeguamento Istat molto molto elevato, ha obbligato ad effettuare una rivalutazione di tutti i conti per portare la moneta corrente prima del 4,5 e poi dell'8,8, quindi con una rivalutazione molto importante che si avvicina al 14%. Quindi, fatto questa operazione, il gestore cosa fa? Deve ripartire i costi con nelle voci di costo che l'autorità impone, ossia che sono raccolta rifiuti indifferenziati, raccolta rifiuti differenziati, smaltimenti differenziati, smaltimenti indifferenziati, per la parte che l'autorità definisce di costi variabili. A questi costi vengono sottratti i ricavi che vengono effettuati in base alla vendita dei rifiuti. Quindi vengono presi tutti i ricavi fatti attraverso attività non CONAI, quindi ferro piuttosto che batterie, carta che viene venduta sul libero mercato, e l'autorità dice: questi ricavi non possono essere portati al 100% del piano economico finanziario, ma devono essere portati con un fattore di sharing che va tra 0,6 e 0,3. Con 0,3 si portano pochi ricavi, quindi si tiene un PEF molto alto. Con 0,6 si dice che si fa un piano economico finanziario a favore del cittadino.
quale fattore di sharing utilizzare lo decide l'amministrazione. E con l'assessore si è deciso di usare 06, cioè quello più alto, quello più a favore del cittadino, cioè quello che portava maggior ricavi all'interno del piano economico finanziario. Poi gli altri ricavi, invece quelli che arrivano da filiera CONAI, si portano un fattore di sharing che è lo 06 deciso prima e un'ulteriore aggiunta. Anche in questo caso l'amministrazione ha deciso di mettere 0,10, che è il massimo di quello che si poteva portare, per cui attraverso questo foglio di calcolo che l'autorità ha chiesto di utilizzare, di fatto viene fuori un fattore di sharing per i ricavi CONAI dello 0,76. Quindi si è portato il massimo anche di questi ricavi che si poteva portare a detrazione. Poi l'autorità, diciamo, si è inventata quest'anno un'altra voce, che è la voce che trovate appunto dentro il piano economico finanziario, che è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili, ossia l'autorità ha detto, visto che gli enti hanno approvato per l'anno 23 un piano economico finanziario dove non avevo permesso nessun tipo di rivalutazione Istat, adesso dovete prendere il piano economico finanziario del 23 approvato e rivalutarlo col 4,5. Quindi abbiamo fatto questa rivalutazione come ci ha chiesto l'autorità. Voi qua troverete una voce in negativo in questa voce e uno si può domandare come mai, perché poi è stata fatta, allora l'autorità impone che vengano fatti i conteggi come dice lei, per cui con tutte queste rivalutazioni fin troppo generose, quindi col 14% di rivalutazione, poi la rivalutazione sull'anno precedente. Poi però l'autorità dice anche ogni ente deve garantire l'equilibrio economico finanziario, per cui non deve mettere, deve fare tutti i conteggi come dice lei, ma poi è possibile fare un'operazione che si chiama rinuncia ai costi. Perché si fa questa? Perché giustamente il gestore non deve essere remunerato più di quello che è previsto da contratto, per cui una volta fatti i conteggi, come dice l'autorità, siamo andati a fare una rinuncia ai costi, cioè a dedurre i costi presenti nel piano economico finanziario che non servivano a remunerare il gestore, ossia il contratto che voi avete firmato è stato un contratto, come tutti gli altri comuni che hanno aderito alla gara del progetto, è stato un contratto lungimirante. Faccio un esempio banale. Tutti i contratti normalmente nel ramo dell'ambiente hanno l'Istat FOI. L'Istat FOI, come criterio di adeguamento, in questi anni ha avuto crescite dell'8 o del 10% addirittura in alcuni momenti. Nel contratto della gara del progetto c'era un Istat che si chiama indice Istat NIC, che ha avuto come punta massima l'1,3%. Per cui noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto come usciva il conteggio fatto dall'autorità, però abbiamo visto quanto ci dovrà riconoscere il comune di Varedo da canone e abbiamo visto che era più basso. Abbiamo fatto una stima degli smaltimenti, abbiamo visto quanto era il CONAI e abbiamo visto che i conteggi, così come imposti dall'autorità, sovraremuneravano, per cui siamo andati a fare la cosiddetta rinuncia ai costi. Questa è la ragione per cui voi troverete questa voce di conguaglio in negativo, perché se abbiamo fatto le rivalutazioni imposte dall'autorità anche sul PEF dell'anno precedente, ma poi abbiamo sottratto drasticamente, perché bisogna fare in questo modo, i costi che non servivano a garantire l'equilibrio economico finanziario. Infatti, purtroppo non si vede proiettato, ma se voi guardate il piano economico finanziario, ci sono tre colonne. La prima colonna è quella del gestore, la seconda è quella dell'ente, la terza è la somma delle due. Se noi andiamo nella prima colonna, quella del gestore, nella parte fissa, quindi c'è un due riquadri, la parte variabile e la parte fissa,
troverete. Sto qua in questo momento è collegato. Niente, no, troverete un importo che è in netto 1.233.000. E poi troverete invece un altro importo subito sotto che è 1.160.000. La differenza tra 1.233.000 e 1.160.000 è l'importo che siamo andati a dedurre in quanto non serviva a garantire l'equilibrio economico e finanziario. Stessa cosa troverete nella colonna dell'ente, perché anche l'ente ha fatto una scelta simile, in quanto ad esempio l'autorità dice devi mettere all'interno della tua colonna una serie di dati, tra cui non so, il fondo di svalutazione crediti, però dice anche attenzione, io ti permetto di mettere tra lo 0 e l'80% di quel fondo. Nessun ente mette in questo momento, almeno io ho fatto 28 PEF di 28 comuni, nessun ente va a mettere l'80%, se no peserebbe in modo eccessivo, per cui tutti hanno fatto una scelta molto molto catturativa per non andare a diciamo gravare sulla cittadinanza. Stessa cosa ha fatto la vostra amministrazione, per cui avete fatto i conteggi come l'autorità richiede. E poi avete, come amministrazione, è stata scelta una rinuncia ai costi per arrivare a una cifra che garantisse l'equilibrio economico finanziario e che rispettasse i criteri dell'autorità. Quest'anno l'autorità è stata anche molto generosa sul limite alla crescita, ossia l'autorità sostanzialmente dice io ti impongo che il piano economico finanziario di quest'anno può salire un tot in percentuale rispetto a quello dell'anno precedente. E quest'anno aveva detto che i piani economici finanziari potevano crescere del 9,6% rispetto a quelli dell'anno precedente. Ed è una cosa eccezionale perché gli altri anni normalmente permetteva una crescita del 4,5% massimo. Mentre quest'anno ha detto, visto l'eccezionalità del momento storico in cui siamo, permetto questa crescita molto molto elevata. Però appunto si è visto che questa crescita non serviva per garantire l'equilibrio economico finanziario, tant'è che abbiamo fatto la rinuncia ai costi. Per cui banalmente, facendo un esempio banale, se avessimo avuto un adeguamento Istat dell'8% nostro, qua sarebbe stato invece necessario ad arrivare a salire in quel modo. Invece diciamo che anche il fatto che nel nostro contratto ci fosse un tipo di Istat diverso ci ha obbligato a razionalizzare meglio, a fare operazioni di razionalizzazione dei costi e di contenimento dei costi. Per cui, fortunatamente, il vostro comune non ha avuto la necessità di utilizzare questo limite alla crescita del 9,6, perché non era indispensabile. Ma voi siete, il piano economico finanziario che andiamo a presentare questa sera è salito del 3,6, che avendo visto i comuni limitrofi è un limite alla crescita oggettivamente positivo, nel senso benigno del termine, cioè nel senso che ci sono comuni intorno che hanno dovuto ricorrere al limite della crescita del 6-7%, mentre voi siete riusciti a contenere al minimo che era richiesto, anche perché un 2,6 è quello che l'autorità dice è il minimo per garantire la possibilità degli altri anni di poter crescere, perché poi anche quello del 24, del 25 era fatto sul 24 e quello del 26 sarà sul 25, per cui uno deve pensare anche agli anni futuri. Quindi 2,6 era quello fisso che l'autorità metteva e poi si poteva arrivare a 9,6, per cui voi avete messo solo un punto percentuale di crescita in più rispetto ai 7 punti in più che potevate invece aggiungere. Quindi anche questo è un dato molto molto positivo. Poi ci tenevo a porre l'attenzione su un parametro che trovate in fondo del piano economico finanziario che si chiama macro indicatore R1
e si appoggia sul calcolo H di per... Allora, sono due macro indicatori che quest'anno l'autorità si è inventata e sono proprio le ultime righe del piano economico finanziario dopo la parte numerica. Perché ci tengo che lo guardiate? Perché, come vedete, il vostro macro indicatore R1 è 1 come numero. Questo dato è il miglior, è per l'autorità il miglior risultato ottenibile. In quanto, cosa vuol dire questo macro indicatore R1? L'autorità prende in considerazione tre fattori: la raccolta differenziata, la frazione estranea, quindi prende in capo sia il fatto che la cittadinanza faccia una raccolta differenziata elevata, poi prende in considerazione quant'è la frazione estranea, perché non so se tutti lo sanno, quando noi facciamo le raccolte, specialmente delle plastiche, il CONAI in modo casuale decide quali camion fermare ed effettua delle verifiche. E i camion non sa se sono del comune di Varedo, sa che sono di GS Ambiente, ma non sa di quale comune quando li ferma. Poi ci chiede da dove provengono e va a misurare la frazione estranea, cioè è vero che il comune fa un'alta differenziata, ma quant'è all'interno di questa differenziata la parte che non andava lì dentro? E le analisi, sia di tutto il bacino che quella del comune di Varedo, sono buone. E poi prende in considerazione un terzo fattore: la capacità del gestore di valorizzare l'attività fatta dai cittadini e voluta dall'ente, cioè come il gestore è stato capace di valorizzare a livello economico questi rifiuti, diciamo, differenziati. E ha posto delle tabelle dicendo qual è il massimo che si poteva valorizzare a livello nazionale. La somma dei tre fattori dà un parametro che va da 0,1 a 1. L'autorità ritiene che quando si arriva a 0,85 sia un buon risultato. Voi siete a 1, è il massimo che si poteva ottenere. Lo dico perché il merito non è solo di uno, cioè non è né solo del gestore, perché anche se noi avessimo fatto benissimo la nostra parte, ma non ci fosse stata la cittadinanza e l'amministrazione che faceva certe azioni, cioè se tutti e tre i fattori non sono al massimo, all'uno non si arriva. Quindi è positivo perché è un fattore che coinvolge tutta la filiera, per quello che dico che è una cosa da guardare. La cosa positiva, appunto, che tutti i nostri comuni si collocano tra un 95 e un 1.01, ma perché c'è un errore di calcolo, l'ha messo l'autorità, che il sistema va in alcune situazioni sbaglia a fare il calcolo. Per cui appunto abbiamo tutte le nostre amministrazioni che vanno tra 0.95 e 1, però bisogna anche riconoscere che Varedo è 1, ed è oggettivamente un risultato dentro l'eccellenza, è il top che si poteva raggiungere. Per cui altre due cose che dico, dopo mi taccio, mi lascio, però sono disponibile per le domande, perché capisco che anche non darvi di numeri senza che li vediate non è facile. Appunto, l'autorità dice che il vostro piano economico finanziario che andate a approvare oggi è 1.918.000 euro, 1.918.830, però voi non andrete a chiedere questo importo alla cittadinanza, in quanto quello è quello che l'autorità ritiene essere il piano economico finanziario. Però con i nuovi modelli di PEF fatti dall'autorità, le detrazioni al 4.1 vengono messe in un secondo momento, che sono il MIUR e altre eventuali detrazioni. Per cui voi andrete poi a chiedere ai cittadini 1.908.000, quindi una cifra più bassa, perché le detrazioni dall'ultimo modello vengono messe dopo e non prima come era all'origine. Per quello trovate queste cifre discordanti, perché l'autorità ha imposto un modo diverso di rendicontare all'interno del piano economico finanziario. Ultima cosa, voi vedete questo piano economico finanziario, vedete la pagina con l'anno 24 e l'anno 25, ma in realtà questo piano economico finanziario è fatto da un tool di 20 fogli Excel,
che si vanno a che noi dobbiamo compilare, e l'autorità le vuole tutti e 20 perché così può controllare se va in quadratura col bilancio del gestore e altre questioni. E appunto, e ormai l'autorità ha lasciato sia al gestore ma anche alle amministrazioni pochissima discrezionalità, perché sta applicando un metodo che, passatemi il termine, è simile a quello che applica al gas e all'energia elettrica. Cioè, mentre prima io presente i piani economici finanziari fatti nei comuni, perché li facevo io per i comuni, prima dell'avvento di ARERA, quindi prima del 2018, c'era un'ampia discrezionalità, mentre adesso è tutto molto incanalato dentro delle formule molto rigide e molto tecniche. Per cui, cioè, prima si faceva un piano economico finanziario, ci metteva una giornata a farle. Adesso sono 3 mesi con una società di consulenza specializzata che ci dà una mano. Quindi è proprio cambiato il modo di farlo. Infatti mi stanno chiedendo di andare tutti in comuni, perché ormai è ipertecnica come conteggio. È solo adesso. Io ho dato proprio un'infarinatura generale, però se avete domande sono a totale disposizione. Ringrazio. Grazie mille intanto per la spiegazione. Aprire la discussione. Grazie mille perché non vedevo niente. Aprire la discussione, quindi chi vuol prendere parola? Prego. Solo, grazie. Intanto buonasera a tutti quanti. Solo un po' di informazioni. Però praticamente il totale delle entrate tarifarie sarà 1.908.000 euro, giusto? Che aumenta del 3,6% rispetto a quella dello scorso anno. Per il 25 si rifà un'altra volta al PEF. Come diceva prima, non è più di 4 anni, ma si rifà tutti gli anni. Ok? 2 anni. Questo vale 2 anni, allora? Allora, sto facendo tutte le risposte alla fine. Allora, quest'anno voi dovete approvare, l'autorità richiede che tutti gli enti approvino l'anno 24 e l'anno 25. Infatti vedete 2 colonne, l'anno 25 chiude a 1.979, anche perché siamo dovuti stare leggermente più larghi, perché mentre era facile stimare gli smaltimenti per quest'anno, cosa succederà in 2 anni sugli smaltimenti è veramente, quindi abbiamo potuto lasciare qualche migliaio di euro, ma veramente poco in più, sapendo che però all'ente verrà fatturato solo quello che è di competenza, cioè quello, la realtà, sapendo che l'autorità permette questa cosa, in quanto l'autorità dice: capisco che non è possibile in questo momento fare delle deduzioni particolari, per cui se ci fosse un avanzo andare ricontato nel piano economico finanziario 26. Infatti, ultima cosa che avete detto prima che è importante, una delle ragioni per cui la voce conguaglio è negativa è perché nell'anno 22, quando avete approvato il piano economico finanziario 22-23, l'autorità aveva chiesto al gestore di stimare quanto avrebbe speso per prepararsi a rendicontare all'autorità il livello qualitativo. Non so se vi ricordate che tutti i comuni hanno dovuto scegliere in quale livello qualitativo era collocarsi. I comuni Gelsia, sul nostro suggerimento, hanno scelto di, perché doveva essere il gestore a suggerire il livello e l'ente doveva decidere se accettarlo o meno, di collocarsi in un livello qualitativo 3. Questo cosa vuol dire? Sappiate che in Italia la scelta è stata molto da Ponzio Pilato, nel senso che l'85% dei comuni italiani ha scelto la classe 1, dove non bisogna fare ancora per 2 anni nulla. Il 5-6% o 7% ha scelto la classe 2, una piccola percentuale la classe 3, pochissimi la classe 4. Questo però cosa comporta? Che adesso noi come gestore, entro il 31 di maggio, dobbiamo caricare sul portale ARERA tutta una serie di parametri qualitativi che l'autorità ci ha richiesto. Quindi non so quanto tempo ci mettiamo a recuperare un sacchetto, quanto tempo ci mettiamo a rispondere a un cittadino che
so che chiede di fare la tassa, se usciamo per 2 anni di fila da questi, dai parametri che l'autorità dice, a sanzionarci non è il comune, è direttamente l'autorità in modo automatico. Quindi collocarsi in un livello 3 è positivo perché vuol dire che si tiene alto il livello e aiuta, impone di fare certe anche attività in più, però diciamo che c'è un ente terzo che entra nel merito e sanziona direttamente il gestore in caso non rispetti questa cosa, cioè le norme da lei applicate, sapendo che tutti quelli che sono normalmente, l'autorità cosa fa? Un periodo regolatorio dura 4 anni, quindi il quarto anno sarà il 2025, quindi ci si aspetta che come in tutti gli altri settori regolati da ARERA, nell'anno 26 chi era in classe 1 passa in classe 2, chi era in classe 2 passa in classe 3 e così via. Quindi noi passeremo in classe 4, quindi avremo alcuni parametri da comunicare ancora più stringenti. Ho detto questo perché? Perché all'epoca non sapevamo quanto andasse stimato, quindi avevamo deciso di mettere una percentuale su ogni PEF, cioè il 5% di ogni PEF, ed era uscito un importo di 600.000 euro totale azienda. Adesso l'autorità cosa ha detto? Benissimo, tu hai stimato, perché l'autorità non vuole più costi stimati, vuole costi reali. Dice, quindi l'autorità ci ha detto, avete stimato 600.000 euro, rendicontate esattamente quanto avete speso e avevamo speso 180.000 euro. Quindi l'autorità cosa ha detto? Benissimo, il delta tra 600.000 euro e 180 vanno rimessi in negativo, quindi restituiti, dentro il piano economico-finanziario dell'anno di quest'anno, dell'anno 24. Per cui anche queste le poche stime che vengono fatte, cioè l'unica stima fatta è stata di ridurre leggermente meno il costo del 25 a livello di cautelativo anche per l'ente, in modo che per la copertura, però non c'è da preoccuparsi perché noi fattureremo il reale all'ente nelle 25. E poi l'autorità ci chiederà la rendicontazione e se è stato messo qualcosa in più come è successo nel 22, verrà restituito, come si dice in gergo, nel piano economico-finanziario del 26. Perché ormai si va su tutti i costi certi, rivalutati, come dice l'autorità, e poi sulle poche stime che vengono fatte, devono essere rendicontate e restituite nel piano economico-finanziario successivo. Se può rispiegare, non ho capito bene, per quanto riguarda i ricavi di altri rifiuti e quelli del CONAI, queste percentuali dello 0,6, dello 0,66% e l'altra parte dove va? Nel senso, c'è una quota che va da qualche altra parte? Non ho capito questo passaggio qua. Poi... Allora, premetto che non è semplice, no, lo dico proprio perché... Allora, l'autorità cosa dice? Quando la regolazione sarà compiuta, cioè sarà chiusa a 360 gradi, quanto verrà riconosciuto ai gestori non sarà più dato da un canone, come adesso, perché c'è una gara d'appalto e un contratto, ma al gestore dovrà essere riconosciuto l'importo che esce dal piano economico finanziario. Quindi in questo momento che siamo in una situazione ibrida, bisogna fare i conteggi che dice l'autorità e vedere come quadrano col contratto sottoscritto. Per cui, ad esempio, il vostro contratto dice che, a prescindere dall'importo che scrivo sul piano economico-finanziario, noi dobbiamo ridare tutti i ricavi incassati da CONAI al 100% al comune. Però nel piano economico-finanziario si possono portare solo il 0,60. Allora, quest'anno, che è stato un anno ricco di rivalutazioni e dove voi avevate, passatemi il termine, una situazione positiva in quanto avevate un contratto che non aveva l'adeguamento positiva per l'ente, diciamo, non tanto per il gestore, che aveva una rivalutazione bassa,
Questo uno può dire, vabbè, c'è stato poco sforzo, ma in situazioni tipo quella dell'anno 22, dove avete sempre avuto una percentuale elevata di, avete messo una percentuale elevata di ricavi all'interno, non era così scontata. Cioè, per cui questa scelta di mettere 0,6, cioè di portare al massimo questo ricavo per facilitare di tenere basso il livello del piano economico finanziario e non usare il 9,6 di crescita che aveva che l'autorità permetteva. È chiaro che appunto, perché per l'autorità, quando tutto sarà compiuto come sistema regolatorio, al gestore cosa rimane come ricavo del gestore? Il delta sul CONAI, perché fa mettere i costi, non fa mettere il ricavo come era una volta. Il delta sul CONAI e poi una voce che trovate nella parte fissa, che prima non l'ho citata, ma c'è una voce che si chiama remunerazione del capitale investito. Cioè l'autorità dice, il gestore per mantenersi, diciamo, dove trova il suo ricavo? Dalle valorizzazioni, da una parte della valorizzazione CONAI, in modo che così è sempre più invogliato a, diciamo, a valorizzare al massimo, e dalla remunerazione del capitale investito, ossia l'autorità dice, io ti faccio applicare un VAC, si chiama VAC, una percentuale su alcune voci di capitale che tu investi, perché io voglio che scompaiano, proprio l'ho proprio dichiarato, tutti quei gestori che fanno pochissimi investimenti. Quindi l'unico modo per avere una remunerazione è continuare a fare investimenti, quindi cambiare i mezzi, avere sempre strumentazioni più recenti possibili e, come si dice, e valorizzare al massimo la raccolta differenziata. Infatti noi abbiamo una voce molto elevata anche di VAC all'interno. Perché? Perché siamo un'azienda che ha cambiato tutti i mezzi e continua a fare modifiche. Perché poi il periodo di ammortamento per il piano economico finanziario non è lo stesso che si usa a livello civilistico, in quanto l'autorità impone un suo criterio di ammortamento. Perché ad esempio sappiamo tutti che un compattatore potrebbe vivere anche 14 anni o 15 anni, perché non fa tanti chilometri, cioè perché non fanno, mentre l'autorità ti impone dei periodi di ammortamento più bassi, perché dice voglio mezzi sempre efficienti, mezzi che, come si dice, che inquinano meno, esatto, per cui impone che ci siano, cioè tra gli scopi dichiarati dall'autorità è gestori sempre più grandi che siano in grado di fare investimenti nel settore e che siano in grado di appunto di portare sempre modifiche e migliorie. Anche perché, ultimissima cosa, voi siete abituati appunto, siamo in Lombardia e c'è un certo standing elevato, ma dovete pensare che l'autorità può portare come a livello come siamo adesso noi, tutta Italia entro i 4 periodi regolatori. Questo qua è va. La gara d'appalto di... Consigliere Zana, riesce a fare tutte le domande, perché sennò veramente andiamo lunghissimi stasera. Ma tanto era una domanda risposta. Se fa tutte insieme, okay, me le dà una risposta univoca, vabbè, sennò... Solo allora, se ho ben capito, la gara d'appalto di Gessia finisce nel 28, poi il 28 ci sarà un'altra gara d'appalto in cui si rimette tutto quanto. Questa è la prima, poi faccio la seconda. I 1908 di entrate totale, no? Sono quella che Gessia sono i ricavi del servizio che fa. Poi è compito del comune distribuirla fra gli utenti con delle tariffe sue particolari. Voi non entrate in questo lato della faccenda. Perfetto. Questa qua una. Poi Gessia fa parte adesso di A2A, non è una società pubblica 100%, questa fa parte di un... Aspetta, le faccio tutte, ok, mi sembra, adesso volevo solo giusto perché siamo qua così ci chiariamo queste cose qua. Basta, ok. Dico, allora, in questo momento storico
appunto, l'unica cosa che non è delegabile al gestore, proprio dell'autorità, è l'approvazione del piano economico-finanziario e l'articolazione tariffaria, in quanto l'autorità dice chiaramente che sono cose che spettano all'ente, quindi non spettano al gestore e non sono delegabili al gestore, perché ci sono dietro le scelte politiche, per cui che giustamente anche secondo me. Seconda cosa, l'autorità però ha anche detto, perché ci ha convocato due settimane fa in un incontro con i gestori più grossi d'Italia, più grandi d'Italia, e ha voluto parlare con le società che si occupavano di tariffazione, che farà settimana che ad agosto uscirà una raccolta dati sulle tariffe, perché compito dell'autorità è anche regolare la tariffazione, l'articolazione tariffaria, per cui non sappiamo, ma sappiamo per certo, non sappiamo come, ma sappiamo per certo che l'anno prossimo uscirà una delibera che regolerà anche la parte tariffazione, quindi l'articolazione tariffaria, non sappiamo ancora come. Infatti per quello che ho detto che ad oggi l'articolazione è dell'ente, non è delegabile al gestore, quindi è dell'amministrazione, come ripartire i questi 1.800.000 tra i cittadini. Faccio solo una correzione, 1.900.000 non è quanto deve prendere il gestore, la grande maggioranza sì, ma è quando prende il gestore e anche alcuni costi, anche se sono veramente pochi, di copertura dei costi dell'amministrazione, perché c'è una parte di attività che l'amministrazione di controllo di altre cose deve fare, anche se, come vedete, la colonna del gestore dell'ente è veramente molto risicata. Le due voci principali sono le due IVE, l'IVE detraibile sulla parte fissa e la parte variabile, ma perché l'autorità impone che essendo l'IVA un costo per l'ente e non per il gestore vada nella colonna dell'ente, solo per quello, quindi va messa lì per forza. Sul fatto di A2A, allora, il gruppo EB è partecipato da A2A e in modo particolare Gelsi Ambiente è partecipata da A2A Integra Ambiente, che è il socio che ha vinto la gara del progetto e che gestisce alcune raccolte residuali, tipo gli ingombranti, e lo smaltimento del secco, dell'umido, dei cinque rifiuti principali, che erano quelli messi a gara nella gara del progetto. Questo qua invece sono delle rimostranze che hanno fatto alcuni cittadini, faccio lei, non so se lei è adeguato oppure può rispondere, non so, perché in alcune parti del paese a volte si accumulano in maniera periodica, parlo Piazza Volta, Corte San Giuseppe, una quantità molto consistente di rifiuti che non vengono raccolti in maniera giusta, nel senso nei giorni di raccolta. Oltre altre dimostranze che hanno fatto i cittadini sul fatto che lo spazzamento non è fatto in maniera adeguata, ci deve essere quello che soffia, quello che pulisce, quello di vedere anche il capitolato. Però ho delle dimostranze su alcuni punti critici dovuti alla raccolta dei rifiuti. Non so se è una cosa sua che può rispondermi, perché appunto, dato che non facciamo consigli da 5 mesi, non ho risposte. Tutto. Cose regolatorie. Quindi passerei adesso alla dichiarazione di voto. Quindi capogruppo Porelli, prego. Votiamo contro. Capogruppo Vitiello. Ringraziamo il rappresentante di Gelsia per tutte le informazioni che ci ha dato. E ci fa sicuramente piacere sapere che a Varedo c'è una comunità virtuosa che permette una raccolta differenziata significativa, che poi sul piano dei costi, come ci è stato spiegato, ha un valore, oltre che etico, anche economico. Continuiamo ad avere delle perplessità sul modo con cui vengono gestiti gli sconti ad alcune categorie sociali presenti sul territorio, e in virtù di questi dubbi che abbiamo esternato già in altre occasioni negli anni passati, il nostro è un voto contrario. Grazie. Capogruppo Vernani. Ringraziamo per la dettagliata spiegazione, votiamo favorevole. Capogruppo Bonafè.
Sì, anch'io mi associo ai complimenti della collega Vernani, grazie per l'illustrazione molto precisa ed esaustiva, il nostro gruppo voterà favorevole. Capogruppo La Manna. Sì, mi associo anch'io e aggiungo anche che ancora una volta l'amministrazione ha dato atto di essere con le proprie decisioni vicino al cittadino, quindi siamo soddisfatti e voteremo anche noi in modo favorevole. Grazie, quindi passerei senza indugio alla votazione. Chi è favorevole cortesemente alzi la mano. Chi è contrario cortesemente alzi la mano. Nessuno astenuto. Il consiglio approva. Ringraziamo il nostro ospite, grazie mille ancora e buona serata. Voterei anche l'immediata eseguibilità. Intanto chi è favorevole alzi la mano cortesemente. Stiamo votando l'immediata eseguibilità, si alzate la mano, grazie. Chi è contrario? Grazie mille. Passerei al secondo punto della serata, che tratta la rigenerazione urbana e territoriale, recupero del patrimonio edilizio dismesso da almeno un anno con criticità e delle relative aree pertinenziali, approvazione, aggiornamento master plan, rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione area ex SNIA. In questo caso darei la parola al nostro vice sindaco, le passo la parola assessore Figini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, delibera di approvazione del secondo aggiornamento del nostro master plan di rigenerazione urbana dell'area ex SNIA. Ricordo solo proprio velocemente alcuni passaggi che questo Consiglio Comunale, abbiamo iniziato l'iter nel 6/8/2021, questa l'amministrazione precedente aveva approvato il primo progetto di master plan, che erano le ipotesi applicative delle linee guida. Poi il 5/12 del 2022 abbiamo approvato proprio fisicamente il primo aggiornamento di questo master plan, con due successive delibere del 28/12, che era dicembre del 2021, se vi ricordate abbiamo approvato gli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'articolo 8 bis di Regione Lombardia, così come abbiamo fatto la delibera successiva. Abbiamo approvato l'individuazione del patrimonio edilizio dismesso da almeno un anno con criticità in base all'articolo 40 della legge di Regione Lombardia. In data 15/3/2023 è stata sottoscritta la convenzione accordo quadro per la rigenerazione urbana e d'oggi questo master plan ci permette, non avendo oggi a disposizione il piano di governo del territorio che andremo ad adottare, mi auguro, se non è ad agosto di quest'anno sarà a settembre, per interventi di rigenerazione urbana e territoriale, di recupero del patrimonio edilizio dismesso e delle aree pertinenziali dell'ex SNIA, potranno essere sviluppati mediante permesso di costruire convenzionati, che poi vedremo dopo ovviamente. Questa sera andiamo ad aggiornare appunto il secondo aggiornamento del progetto di questo master plan, così come ci ha richiesto la proprietà in data 29/1/2024, con alcuni aggiornamenti, proposte di seconda modifica del master plan, raffronto da primo aggiornamento di master plan con proposte di modifica e la reazione ovviamente tecnico-illustrativa. Consideriamo che questa delibera, appunto portando l'aggiornamento del master plan, non comporta, questo è importante, la necessità di aggiornare i contenuti della convenzione quadro, quell'accordo quadro che avevamo sottoscritto ovviamente qualche mese fa, in modo da recuperare patrimonio edilizio dismesso da meno un anno con criticità. Questa modifica è data dalla perimetrazione dell'unità subambito di intervento C2 commerciale extraurbano e dell'unità subambito di intervento C3 logistica. Risulta coerente con i criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo e del recupero del patrimonio edilizio dismesso. Oggi non ho fatto altro che leggere la delibera perché l'abbiamo già discussa in commissione urbanistica e lavori pubblici con il tecnico che ha illustrato il tutto, quindi credo che questa è meramente una decisione, ovviamente come abbiamo già fatto nelle precedenti volte, meramente politica di aggiornamento del master plan, che non comporta nessuna modifica della convenzione. Grazie mille, vice sindaco, aprire la discussione, chi vuol prendere parola? Se nessuno vuol prendere parola a questo punto passerà alla dichiarazione di voto,
Prego, capogruppo Porelli. Sì, sul tema devo dire che noi Movimento 5 Stelle abbiamo sempre votato contro, mai a favore. Conseguentemente per una questione di continuità logica, votiamo contro anche questa volta. Grazie. Prego. Capogruppo Vitiello. In commissione ho chiesto all'assessore se esistono delle garanzie scritte che tutto questo progetto di rigenerazione urbana dell'area SNIA di Varedo possa arrivare a compimento fino all'ultimo step. Mi ha confermato che non ci sono garanzie scritte. Il nostro dubbio su questo progetto lo abbiamo esternato in occasione della votazione della convenzione. Oggi confermiamo il nostro giudizio negativo su questa operazione e soprattutto sulle caratteristiche con cui viene portato avanti. Grazie. Capogruppo Verdani. Gruppo Lega favorevole. Capogruppo Bonafè. Il nostro gruppo invece, al contrario della dichiarazione di voto del capogruppo Vitiello, esprime un giudizio invece altamente positivo sull'operazione che sta portando avanti il Comune di Varedo. Questa modifica del master appunto è solamente un ridimensionamento di alcuni parametri, quindi non cambia la convenzione già stipulata e crediamo che sia un ulteriore passo avanti, poi lo vedremo nelle delibere successive, per invece portare avanti questo progetto che finalmente sta dando un po' forma a quest'area dismessa appunto per la quale è in corso la rigenerazione urbana. Quindi il nostro voto è sicuramente favorevole, grazie. Grazie mille. Capogruppo Lamanna. Anche Fratelli d'Italia è soddisfatto e voteremo un voto favorevole. Passerà alla votazione, quindi chi è favorevole alzi la mano cortesemente. Chi è contrario alzi la mano cortesemente. Anche in questo caso nessun astenuto. Passerei all'immediata eseguibilità, quindi chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario cortesemente alzi la mano. Il Consiglio approva. Passerei al terzo punto della serata, che tratta la rigenerazione urbana e territoriale, recupero del patrimonio edilizio dismesso da almeno un anno con criticità e delle relative aree pertinenziali, approvazione schema di convenzione ambito C2 commerciale extraurbano. Anche in questo caso chiedo la cortesia al nostro vice sindaco di illustrarci il punto. Grazie. Non abbiamo talmente garanzie che intanto andiamo avanti. E quindi questa sera, con questa approvazione di schema di convenzione, che è molto importante perché questa ci serve poi successivamente per rilasciare il permesso di costruire convenzionato, e quindi, visto che non abbiamo garanzie, vi dico, cari consiglieri di maggioranza, che con quest'ambito noi andiamo avanti e vedremo a brevissimo, credo se non sarà luglio, agosto, inizio dei lavori a settembre, altri ambiti di rigenerazione urbana sul commerciale extraurbano. Quindi questa è la delibera che il Consiglio Comunale dà mandato poi successivamente ovviamente al tecnico di sottoscrizione della convenzione urbanistica per rilascio di permesso di costruire, e poi direi che fra 12 mesi andiamo a inaugurare altre due strutture. Se volete venire vi accomodate, se no rimanete a casa. Grazie, anche in questo caso aprire la discussione. Chi vuol prendere parola? Prego. Prego, consigliere Zanata. Le perplessità che noi manifestiamo sull'assenza di garanzie si riferiscono all'assenza di garanzie che l'intero comparto sia bonificato, perché è ben chiaro che i singoli lotti che vengono eseguiti, il centro commerciale, man mano che va avanti il progetto, l'edificato venga naturalmente bonificata l'area relativa, perché è una condizio sine qua non, non si potrebbe procedere se non ci fosse la bonifica di quell'area. Noi abbiamo perplessità, abbiamo timori e anche ragione di averli, che il resto del comparto, cioè la parte che effettivamente corrisponderebbe a quanto i progetti di rigenerazione urbana chiedono, venga realizzato. Non sono certamente queste parti. È logico che ciò che deve essere edificato, come sto ripetendo, mi dispiace, ma venga bonificato, è il resto, le ciclabili, il verde, i servizi, che sono quello che attualmente non è garantito perché non prevede costruzione e guadagno economico. Questi sono i nostri timori. Se consigliere Zanata vuole rispondere, vice sindaco. Perché probabilmente mi spiace, consigliere, cioè quando venite in commissione
io non dico nulla, ma fate più domande, nel senso che ogni lotto di costruzione porta con sé lavori pubblici, quindi ogni lotto porterà rotonde, piste ciclabili, vedete quello che c'è scritto là, sarà a conclusione ovviamente di tutto il master plan. Ogni lotto porta in sé dei lavori pubblici da fare obbligatori, che sennò la convenzione sarebbe inutile sottoscriverla. Quindi la preoccupazione che ha, se questi non costruiscono, e ovviamente come dice lei nella vostra testa non guadagnano, no? Noi non avremo né strade né nulla, quindi se vogliono costruire saranno obbligati ovviamente a darci tutti i servizi che ogni convenzione porta dietro. Ve la sto dicendo in maniera molto semplice e trasparente. Quindi questa preoccupazione non c'è, perché è impossibile che possano costruire dei lotti che non sono attenzionati con i propri ambiti di trasformazione. Quindi ogni convenzione, che sia la logistica, che siano l'arambito extracommerciale o la residenza, cioè, avete paura che non andiamo avanti con la residenza? Magari fra qualche mese vedremo il consiglio comunale e avremo anche quello che andremo avanti. Cioè tutte le strutture andranno avanti un poco alla volta, ma andremo avanti. Come dicevo prima, sono scelte politiche chiare che abbiamo fatte, che i cittadini ci hanno premiato, e io non voglio più vedere quell'area SNIA così com'è. Io sono stufo di vedere drogati, prostitute, tutti avanti e indietro. È impossibile che noi dobbiamo far rischiare ai nostri cittadini quell'area attigua, e gli stessi operatori delle forze dell'ordine che all'interno di quell'area devono andare un giorno sì, un giorno no a controllare. Sono stufo di far incorrere pericoli a tutti quanti, perché ognuno può lavorare, ma non è quello il modo di lavorare in una maniera serena. Quindi noi faremo di tutto per andare avanti. Voi potete dirmi stasera: noi non siamo d'accordo con quel master plan perché non va bene, noi volevamo il verde. È una scelta politica chiara. Io sto dicendo invece stasera, in maniera tecnica, che quello che si farà e costruirà porterà avanti quel master plan in tutta la sua interezza. Questo non ci piove. Poi ovvio, l'abbiamo scritto anche in convenzione, che se non ci sono tutte le garanzie e soprattutto i certificati di avvenuta bonifica, non potranno ritirare il PDC convenzionato. Questo mi sembra logico e trasparente. Grazie mille. Prego, consigliere Zaino. No, non ho capito se magari fra qualche mese faremo anche un'altra parte, era solo un preannuncio o un'ipotesi buttata lì? L'ho detto lei, magari fra qualche mese parleremo anche dell'area residenziale. Volevo solo capire se l'ha buttata giusto per dirla o se era un annuncio così, tanto per parlare. Anche perché sicuramente noi questo master plan non l'abbiamo approvato fin dall'inizio, non pensiamo che sia... che era la cosa migliore di poter fare, ci sembra una classica lottizzazione. In ogni caso noi siamo preoccupati per le bonifiche, siamo preoccupati per quello che è successo prima, perché gli stessi proprietari con cui voi dialogate adesso sono quelli che hanno permesso l'accumulo di rifiuti dando in gestione, in appalto, qualche parte della SNIA a un imprenditore che ha pensato di riempire di spazzatura, e poi c'è stato quel grosso incendio incredibile, organizzato bene, che c'è stato prima delle elezioni. Quindi queste cose ci preoccupano perché abbiamo, non so con chi abbiamo a che fare, se con delle persone con scrupolo o senza scrupolo, anche perché malgrado vadano avanti le cose, noi notiamo che la sicurezza in quella zona non è per nulla cambiata, insomma c'è sempre un problema di sicurezza. Noi abbiamo chiesto anche altre volte, ma scusate, ma la proprietà non può in qualche modo provvedere coi suoi mezzi a tutelare le sue aree? Devono essere i cittadini a subire questo affronto continuo di persone, quindi c'è le prostitute eccetera eccetera, che entrano e escono e fanno quello che vogliono. La sicurezza deve gestirla anche il proprietario di quest'area, non è che può pensare solo a fare gli affari e a lasciare agli altri queste incombenze qua. Non mi sembra una cosa buona, mi sembra una cosa giusta. Sì, prego, vice sindaco, vuol rispondere? Io le parole che ho appena sentito, voglio dire, non rispondo nella proprietà né per qualcuno. Se magari si risente quello che dice, magari se vuole risentire, ha permesso di entrare le cose, non lo so. C'è stata un'indagine, ci siamo costituiti come parte civile questo comune di Varedo, perché non guardiamo in faccia a nessuno. Quindi, quando usa termini così, sia magari un po' adeguato, però a me non guardi, mi è da una parte e mi esce dall'altra. Il problema vero, quando le dice questi signori in cui parliamo, glielo chiede al suo sindaco Sergio Daniel, che ha amministrato questa città per ben 10 anni. Chi ha fatto il PGT nel 2010? Con chi ha parlato il suo sindaco in quell'epoca? Ha licenziato, hanno messo in piedi un bel PGT, tutti insieme, e sapete cosa è successo? Noi siamo insediati nel 2011, fino al 2016 io il PGT non l'ho toccato, per vedere se quell'area partiva.
con un PGT con densità, andate a vedere se avete onestà intellettuale, 3 volte la cubatura che c'è oggi. La verità è che fatto in quel modo, con quel concetto, non è mai partito e i proprietari erano gli stessi.